Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel in un nuovo episodio della Not So Berry Rosso. Ed eccoci qui, tornati insieme alla nostra Ruby che sta guardando come è venuta la cameretta per il bimbo. Ragazzi, ormai ci siamo, lei è entrata nel terzo trimestre, quindi partorirà fra poco. Dovrebbe partorire, penso, tardo pomeriggio o in serata, quindi manca davvero pochissimo. E vi faccio vedere che intanto Ruby ha iniziato ad allestire la cameretta del bimbo. Non è ancora completa, vedete, c'è giusto la cullettina. Qui ci ha voluto mettere questo bel orsacchiottone che farà compagnia al bimbo mentre dorme. Poi ha messo delle tendine colorate, qui una lucettina e qui i giochini, quelli che si appendono sopra alle cullette del bambino. Per il resto non c'è granché. Per il momento Ruby ha lasciato qui il suo tappetino di yoga con la musica, poi quando il bimbo diventerà un bebè e avrà la sua cameretta bella completa, Ruby troverà un altro posto per le sue cose per lo yoga. E qui c'è giusto un mobiletto con i cassettini in cui riporre i vestitini, i pannolini, eccetera. Quindi la cameretta è in via di completamento. E ragazzi, mi avete anche chiesto quale sarebbe stata la prossima generazione di questa Not So Berry. Adesso che arriva la progenie di Ruby, bisogna iniziare un po' a pensarci. E vi avevo posto un sondaggio qualche giorno fa sulla community di YouTube, facendovi scegliere tra tre possibili generazioni, ovvero la generazione pesca, la generazione verde e la generazione blu. E ragazzi, penso proprio che dal colore dei muri della cameretta avrete capito la prossima generazione. Ebbene sì, sarà la generazione pesca, che è stata votata davvero dalla maggior parte di voi, ha ricevuto più del 70% dei voti, quindi c'è stata questa vincita spropositata. Per cui pesca sia, ragazzi, ecco perché ho dato questo colore alla cameretta. Diciamo che è abbastanza difficile trovare il color pesca tra gli oggetti del gioco, tra l'altro in un uso CC, quindi mi devo un po' arrangiare. Però per i muri ho trovato il colore adatto, poi ho messo queste tendine azzurre per comunque rendere un po' più colorato l'ambiente, perché a me piace tantissimo rendere colorate le camerette dei bambini. Comunque, oggi è venerdì mattina, sono le 6:30, abbiamo la nostra amica Alice che sta ancora qui da noi e ci sta aiutando dandoci una mano qui con le faccende di casa. Infatti ha già messo un po' di roba in lavatrice, però mi sembra che ci sia, ecco qua, la cesta piena, infatti, quindi scusa Alice, porta anche questo, grazie. E vi faccio vedere che la nostra Alice intanto è riuscita nel piano che lei e Ruby avevano organizzato, ovvero è riuscita a chiedere il DNA di tutti i possibili padri del bambino di Ruby. Vedete, al DNA di Jay, di Fetu, di Sergio e di Eric. Quindi li abbiamo tutti a disposizione. E a questo punto, ragazzi, bisogna soltanto aspettare che Alice torni a Strangeville, dove vive e lavora, in modo che... Oh, ma questo bucato è usato, mannaggia, tocca un attimo rilavarlo. Quindi tornerà tra qualche giorno a Strangeville, esaminerà il DNA ottenuto in laboratorio, vedremo un po' la risposta che ci darà il test di paternità. Per oggi la nostra Alice resta con noi perché vuole aspettare comunque che nasca il bambino di Ruby, ormai manca davvero pochissimo. E inoltre, ragazzi, bisogna anche fare un'altra cosa, o meglio Ruby, per oggi, poco prima che nasca suo figlio, vuole organizzare una cosina molto carina, per cui gli faccio preparare un dolcetto, pensavo tipo ad una torta, perché ha organizzato, facciamo una bella torta di carrube e cocco senza zucchero, assolutamente, ha organizzato una festicciola, è già qui in programma nel calendario, inizierà oggi alle 10, quindi fra poche ore, ha organizzato la festa Premaman. Questa, ragazzi, è un evento introdotto con una mod che io ho nel gioco e che vi ho fatto anche vedere come funziona e come scaricare in un video. Per cui vi lascio magari qua l'indicazione al video se siete curiosi e non conoscete questa mod. Aggiunge l'evento della festa Premaman, quindi oggi Ruby vuole festeggiare
la nascita di suo figlio, che avverrà davvero a breve. Infatti vi faccio anche vedere, vieni qua Alice, così ci accendi le luci del salotto. Vi faccio vedere che ha anche addobbato un po' la sala con dei festoni. Vedete, qui ha messo i palloncini colorati, qui ha messo questo festone tutto colorato, ci sono dei bigliettini e qui ci sono dei regalini che mi immagino sono i regalini che porteranno poi gli ospiti per, come regalo, no? Per il futuro bambino di Ruby, che penso proprio vedremo nascere nell'episodio di oggi, ragazzi. Ma tu l'hai preparata la torta? Ok, la stai preparando, benissimo. Intanto la nostra Hope ci fa compagnia ed ecco qua, la torta è pronta. Ruby ha raggiunto anche il livello 4 di cucina, perfetto. Io però la metto in frigo perché sennò ho paura che loro se la mangino prima del tempo e poi non rimanga niente per gli ospiti. Non mi pare il caso, sarebbe una festa un po' una ciofeghetta, quindi ok. Perfetto, arriveranno tra poco. Intanto vi faccio vedere che Ruby oggi si è presa il congedo parentale, giustamente, quindi tornerà al lavoro direttamente lunedì. E direi che sta abbastanza bene come incarichi per la promozione, li ha completati tutti, quindi penso proprio che la prossima settimana, quando tornerà al lavoro, riceverà a breve anche una promozione. Guardate lei com'è felice, tra l'altro guardatela che bella, con questo super pancione, bellissima proprio. Ok, direi di aspettare che arrivino gli ospiti e poi cominciamo a festeggiare. Ed è arrivata l'ora della festa, le ragazze si sono preparate, guardate Ruby con questo vestito, cioè le evidenzia la pancia in una maniera incredibile, davvero enorme, però che bella! E qui abbiamo gli obiettivi da compiere per l'evento Festa Prima Mamma. Io non so perché mi parte già con la barretta del bronzo fatta, penso sia un bug. Comunque dai, ci possiamo divertire comunque a fare queste cosettine. Penso anche che i nostri ospiti, eccoli, stiano arrivando. Ho invitato Mary Sue e Daniel, che sono i nostri vicini, e poi anche Siobhan, che è un'amica di Ruby. È una festicciola molto ristretta, anche perché sapete che al momento Ruby ha raffreddato un po' i contatti con i possibili padri di suo figlio, perché al momento nessuno di loro, ragazzi, sa che Ruby è incinta, non la vedono e sentono da un sacco di tempo, e Ruby per il momento vuole continuare così, almeno finché non saprà con certezza chi è il padre di suo figlio. Ma mi scusi lei, c'è una festa in corso, le pare che si deve mettere a fare yoga in casa d'altri? Ma va bene, non ci interessa, noi adesso ci divertiamo comunque. Allora, facciamo che la nostra Alice aggiunge qui un regalino al cumulo di doni, perché vuole fare anche lei appunto un piccolo regalo per il figlio di Ruby. Oh, che bello! Ma anche sì, Obama lo sta aggiungendo. Oh, ma che carina, grazie ragazzi! Guardate che bello! Dopo glieli facciamo aprire a Ruby. Intanto condividiamo la grande notizia, dobbiamo farlo tre volte, anche se direi che invitiamo anche a sentire il neonato. Direi che è abbastanza evidente che Ruby sia incinta, ragazzi, veramente sta per scoppiare. Spero che in realtà facciamo in tempo a finire la festa prima che cominci il parto. Oh, ecco qua, ormai è pronto per venire al mondo. E abbiamo completato anche l'obiettivo principale, perfetto. Ci ha dato direttamente l'oro, ottimo. Beh, direi a questo punto però di leggere anche un po' il bigliettino d'auguri. Dai, osserviamo insieme e poi magari facciamo aprire i regali a Ruby. Sono proprio curiosa di vedere che regali ci hanno portato i nostri ospiti, anche se non saranno proprio relativi a questa festa, perché comunque il cumulo di regali fa parte dell'espansione stagioni, quindi saranno regali così un po' random, però dai, sarà secondo me anche divertente scoprire che cosa ci hanno portato in dono. Ragazzi, mi stavo dimenticando della torta che avevo preparato, assolutamente tiriamola fuori e invitiamo i nostri ospiti a mangiarla, se no che festa è, ragazzi, senza qualcosa da mangiare? No. Assolutamente, prendiamo un pezzo insieme. Ruby questa mattina presto si è alzata apposta per fare questa torta. Oh, e la stanno tutti prendendo. Perfetto, com'è? Che non l'avevo vista. Eccellente! Ragazzi, cioè, vale la pena assaggiare una torta eccellente. Oh, buonissima. Ruby, poverina, ormai penso che ha la schiena abbastanza dolorante.
E dai, cominciamo ad aprire i regalini, sono proprio curiosa. Apriamo il dono. Vediamo che cosa ci hanno portato. Oh, che bello, ragazzi! Adoro questo tipo di festicciola. Veramente una mod davvero molto carina questa qua. Ok, cos'è? Un citrino! Ok, ragazzi! Beh, dai, può essere utile. Magari ce lo possiamo... per bellezza, possiamo esporlo per bellezza. Oppure possiamo anche venderlo in caso di ristrettezze economiche, ragazzi. Ah, non possiamo aprire subito il dono, dobbiamo aspettare che passi un po' di tempo. Va bene, tanto questi stanno qua e anche dopo, se gli ospiti poi se ne vanno che finisce la festa, possiamo anche aprirli dopo. Tanto Ruby mi sembra molto molto felice, un dono perfetto, perfetto. Quindi l'ha apprezzato davvero tanto. E anche la torta ha avuto un grande successo. Perfetto, allora continuiamo a chiacchierare un pochino con i nostri ospiti e godiamoci il resto della festa. Ralleghiamo un pochino. Io direi di ringraziare anche Alice per la presenza, non tanto la presenza alla festa, ma la sua presenza proprio di questi giorni, perché veramente ci ha aiutato tanto, sia a casa dando una mano a Ruby, ma soprattutto con questa storia del test del DNA, ragazzi. Veramente Alice si è rivelata per Ruby un'amica davvero molto preziosa. E dobbiamo solo aspettare che ci dica il risultato del test. Dopodiché Ruby dovrà prendere una decisione importante, ragazzi, riguardo il padre del bambino. Però al momento non ci vuole pensare, ormai manca poco al parto. E quindi vuole dedicarsi soltanto a questo. Ragazzi, Ruby è entrata in travaglio. Ruby sta scoppiando d'impazienza per incontrare il nuovo fagottino di gioia. E lo sapevo che non riuscivamo a finire la festa. Guardate, ne ero assolutamente sicura. Quindi per favore Ruby, manda via, chiudiamo insomma l'evento, perché poverina, le si sono rotte le acque. Per cui vai subito al bagno e poi corriamo in ospedale, tanto abbiamo la nostra amica Alice che ci accompagna e starà con noi durante il parto, così almeno Ruby non sta da sola. Ok, gli ospiti se ne stanno andando, l'hanno ringraziata per la festa e le hanno anche detto: mi raccomando, facci sapere poi come va quando nasce il bimbo, tienici aggiornati, eccetera. Ok Ruby, guardate la poverina! Sono iniziate le contrazioni e direi che assolutamente partorisci in ospedale. Andiamo, perché voglio il certificato che rilasciano appunto solo se partoriamo all'ospedale, e assolutamente partecipiamo anche noi, vogliamo essere tutti presenti in questo momento. E Alice, dov'è? Eccola qua. Ok, almeno avremo anche un supporto molare con la nostra amica, per cui andiamo, che a tempo! Eccoci arrivate! Corri Ruby, vatti a registrare immediatamente, così puoi entrare in sala parto. Oh, ma lei... Ah no, ragazzi, per un momento mi era sembrata Nalani, dico, oddio, da Sulani è arrivata qui a lavorare in ospedale, mi sembrava un po' strano. Facciamoci subito registrare al bancone. Ok, lei si è già messa... Il camice per entrare in sala parto e stiamo seguendo la dottoressa. Vieni anche tu, Alice, vieni qua. Non so in quale delle due stanze andrà. Vediamo un po' dove ci porta la dottoressa. Calamangata. Ok, speriamo che sia brava. Vieni Alice, non ti perdere questo momento. Ecco qui, ragazzi, sta per nascere. Beh, noi abbiamo fatto l'ecografia nell'episodio scorso e quindi già sappiamo che sarà un maschietto, ragazzi, un solo bimbo e un maschietto. Vediamo se l'ecografia ci ha azzeccato, ma di solito sì, quindi prepariamoci per un bel maschietto. Oh, che bello! Sì, però non toglie gli organi vitali, per favore, che ci serve ancora Ruby. Maschietto! Ok, l'ecografia ci aveva visto giusto. Ruby ha appena partorito un maschietto, bisognerà dargli un nome, quale? Ok ragazzi, nell'episodio scorso io vi avevo chiesto di suggerirmi alcuni nomi carini per il bimbo di Ruby, se ne avevate in mente qualcuno, e nei commenti me ne avete scritti tanti, molto carini.
c'è un problema, ovvero non avevo pensato ad una cosa, che questo bambino farà poi partire la seconda generazione più avanti, perché comunque ancora dobbiamo completare la generazione rossa. Io penso che la prossima generazione partirà quando il bambino sarà cresciuto e sarà almeno adolescente, se non addirittura giovane adulto, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo. Però comunque, come ho fatto con Ruby, che ho collegato il suo nome al colore della generazione, anche per il figlio voglio fare la stessa cosa, quindi il nome dovrà essere legato al colore della prossima generazione. Non ci avevo pensato quando ve l'ho detto nello scorso video, ci ho pensato solo una volta che avevo finito di registrare. Quindi vi ringrazio per i suggerimenti, però vi faccio vedere a questo punto il nome che ho scelto per lui. Ragazzi, il nome sarà Peach, ovvero pesca in inglese, molto semplice come nome, ma lo trovo anche molto carino. Tra l'altro, nome vero proprio di persona, e ho visto che è unisex, cioè va bene sia per le femmine che per i maschietti. Quindi, ragazzi, date il benvenuto a Peach Berry! Benvenuto al mondo, Peach, della generazione pesca futura! Oddio, ragazzi, eccolo qui! Che carino! Adesso sono curiosissima di vedere quando diventerà un bebè, se avrà qualche tratto in comune con Ruby, ovviamente, ma anche con il padre, ragazzi. Assolutamente, perché noi ancora, non lo sappiamo chi è il padre, perché, la nostra Alice ancora deve esaminare i risultati e dirceli. Quindi, nell'episodio di oggi ancora non vi rivelerò chi è il vero padre di Peach, ma lo scopriremo prossimamente. Adesso direi comunque che è tempo di tornare a casa. Guardate Ruby come è stanchina, poverina. Beh, dopo un parto ci sta che sia stanca. Ci ritroviamo con lei a casa. Eccoci qua, guardate, lei è contentissima per il nuovo bimbo. Non c'è momento nella vita di un sim più gioioso dell'arrivo di un neonato. Ed è anche contenta per aver organizzato una bella festa pre-maman. Ragazzi, intanto qua ci stanno avvertendo che sta iniziando un evento a Sulani. Il falò in spiaggia sta per iniziare. Ora, a noi ci interessa relativamente perché al momento siamo a Newcrest. Però, ragazzi, questa cosa delle notifiche, degli eventi che si svolgono a Sulani è un'altra mod che ho scaricato da pochissimo, molto utile. Magari ci farò un video sopra per spiegarvi un po' come funziona, perché secondo me è davvero molto utile. Ma adesso andiamo subitissimo a trovare il nostro Peach. Vediamo un po' cosa sta facendo e come sta. Ah, oh, mi sembra che stia dormendo tranquillo. Guardatelo. Che bello. Beh, io direi però di allattarlo un po' perché avrà anche fame e ce lo coccoliamo. Oh, il nostro Peach nella sua cameretta color pesca. Eccoci qua. Benvenuto! Ragazzi, Ruby è al settimo cielo, veramente questa gravidanza per lei non era assolutamente qualcosa di programmato, non l'aspettava, però adesso è felicissima, lei stravede per il figlio e si impegnerà al massimo per garantirgli la vita migliore possibile. Quindi anche per questo vuole impegnarsi al massimo nel suo lavoro e dargli tutta la stabilità, sia emotiva che economica, di cui avrò bisogno. Ah, oh, che bello! Guardatelo come è sorridente! Vediamolo un po'. Vediamolo. Che carino, ragazzi! Mi sembra un bimbo abbastanza tranquillo, almeno adesso. Vedete, sta sveglio, però non piange, né si lamenta. Coccoliamolo un pochino. Oh, ciao, Oppo! Ma sei venuta a salutare anche tu il nuovo membro della famiglia? Tra l'altro è entrata anche in calore. Piccolina, adesso diamo una carezzina anche a te, che oggi, poverina, non l'abbiamo calcolata molto. Tra la festa pre-maman e Peach che è arrivato, non abbiamo avuto molto tempo, ma adesso le facciamo una bella carezzina e giochiamo un po' con lei. Ok, lui mi sembra piuttosto tranquillo, quindi possiamo lasciarlo tranquillamente qui. Sapete che vi dico? Io accenderei anche della musica e mettiamo della musica un po' jazz, dai, un po' soft,
Così fa compagnia al nostro Peach, visto che sta qua, e mandiamo Ruby a mangiare perché poverina è affamatissima. Quindi prendiamo qua gli avanzi, vediamo un po' la nostra Alice, ok, va un attimo al bagno anche lei e Alice ragazzi ci saluterà a brevissimo, insomma tornerà a Strangeville giusto domani, ecco, quindi nel prossimo episodio lei sarà già tornata a Strangeville. Però poverino, qua c'è da cambiargli il pannolino, quindi per favore Alice pensaci un attimino tu che Ruby ha un po' fame, poverina, facciamola un attimo riprendere. Ed ecco qua la nostra Ruby che ad oggi è diventata mamma. Ah, guardate che bello! Io non vedevo l'ora che nascesse questo bimbo, ragazzi. Adesso ne vedremo delle belle, soprattutto quando scopriremo chi è il padre. Che decisione prenderà Ruby al riguardo? Glielo dirà? E soprattutto come la prenderà il padre? Che non sa di essere padre al momento, quindi sarà veramente un bel casotto, secondo me. Oh, grazie mille, Alice ci ha aiutato davvero tanto in questo periodo. Dai, dondoliamolo un pochino, che adesso che torna a Strangeville non avrà molto modo di vederlo. Però dai, ogni tanto la facciamo tornare qui come ospite, sarà bello avere un'amica con noi a casa nostra ogni tanto. Ok. Ragazzi, adesso come sarà organizzata la vita di Ruby? Beh, sicuramente essendo una mamma single, almeno per il momento, perché non si sa cosa deciderà, sarà abbastanza difficile gestire le cose, soprattutto visto che lei vuole impegnarsi al massimo al lavoro. Però fortunatamente, lavorando nella carriera politica, abbiamo la possibilità anche di lavorare da casa a volte, e questo ci farà molto comodo. E invece i casi in cui dovrà per forza andare al lavoro, dovrà uscire per diversi motivi, Ruby ha deciso che prenderà una babysitter, quindi più o meno fissa, cioè non vuole mandare Peach all'asilo, ma vuole proprio che venga una persona qui a casa e che si occupi di lui. E quindi penso che prossimamente conosceremo il nuovo babysitter e vedremo se va bene per Peach. Intanto lui si è messo qui bello tranquillo a dormire. Perfetto, allora direi, prima di concludere l'episodio, venite qua tutte e due. A questo punto Ruby finisce di aprire qualche dono. Vediamo un po' se troviamo altre cose interessanti. Prima abbiamo trovato il citrino, che comunque, ragazzi, può sempre tornare utile, non si sa mai. Vediamo adesso che cosa troviamo. Un cesto da bagno solo per me. Ok, dai, mi sembra uno di quei regali un po'. Ah, si trova nell'unità familiare, ok. Uno di quei regali. Sì, sapete quando uno però non sa che fare a un'altra persona, gli fa un bel cesto da bagno di quelli di profumeria. Vabbè, dai, ci può stare, così Ruby si rilassa a fare magari qualche bagno rilassante. E direi che abbiamo finito di prendere i doni. A questo punto, spengiamo qui la musica perché Peach si è addormentato. Ruby ha avuto davvero una bellissima giornata, però è stata anche piuttosto pesante. Quindi direi che abbracciamo e ringraziamo di nuovo Alice per tutto quello che ha fatto per noi. Si è dimostrata essere davvero un'amica preziosa. E adesso però ce ne andiamo, direi, al letto perché Ruby è un po' stanca, giustamente. Fammi vedere un attimo. Sì, c'è da pulire la lettiera. E poi andiamo a dormire. E direi che a questo punto, ragazzi, ci fermiamo qui con l'episodio di oggi. Mi raccomando, fatemi sapere che ne pensate di questa festa prima man che ha organizzato Ruby, ma soprattutto della nascita del nostro Peach, ragazzi. E continuate a scrivermi nei commenti chi pensate sia il padre, perché penso proprio, sì, forse nel prossimo episodio, o al massimo quello dopo. La nostra Alice ci darà il responso del test di paternità, quindi a brevissimo scopriremo chi è il padre di Peach. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete like, mettete anche il mi piace alla mia pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati. Noi ci rivediamo presto nei prossimi video. Ciao!